Buonasera a tutti, sono Ray e sono qui per il mio secondo video. Come avevo promesso, oggi parlerò di furry. Prima di cominciare, però, un ringraziamento ai miei amici Vrex e Mega Robby, che mi inseriscono sempre nei loro video. Vi lascio il link qui sotto nella descrizione. Detto ciò, cominciamo. Andiamo un pochino veloci questa volta. Che cosa sono i furry? I furry essenzialmente sono degli animali che presentano caratteristiche assimilabili a quelle umane. Si parte dai feral e si arriva agli altri. Che cosa sono i feral? I feral essenzialmente sono degli animali che hanno la capacità di parlare e o di esprimere ragionamenti complessi. Perché alcuni non parlano, però sono in grado di farsi capire. Tra i feral e gli antro troviamo i taur. Che cosa sono i taur? I taur sono come i centauri, però invece di essere metà cavallo e metà uomo, la parte equina può essere di un qualsiasi altro animale, ma sempre a quattro zampe, e la parte di uomo invece di essere di uomo è parte furry, cioè antro. E arriviamo alla categoria antro. Che cosa sono gli antro? Ne mette uno davanti. Gli antro sono animali antropomorfi. Tra gli antro distinguiamo ancora digigradi e plantigradi. Che cosa sono i digigradi? I digigradi semplicemente camminano come gli animali sulle zampe posteriori. Cioè, hanno le zampe posteriori che poggiano direttamente sulla punta delle dita, mentre i plantigradi presentano i piedi. E questi sono i furry. Ora, come si diventa furry? Il furry è una cosa che uno, secondo me, si deve sentire dentro, almeno io me la sento dentro. Come sono arrivato all'husky? Beh, io ho fatto un vero e proprio percorso interiore. C'è chi poi si sceglie l'animale così a cazzo, infatti c'è un abbondare di lupi perché, oh mio Dio, il lupo è figo, allora io sono lupo. E che palle, questi lupi, avete rotto. Comunque, niente vi vieta di scegliere un animale, addirittura non avete limiti alla vostra fantasia. Pensate che nel furry si parte dai draghi e si arriva alle peggio bestie create in laboratorio. Beh, io sottoscritto sono creato in laboratorio, ho un'impurità di genetica che mi ostina a nascondere nel patentino di purezza della razza. Beh, dunque zio Adolf mi perseguita. Detto ciò, abbiamo detto le differenze. Furry nella vita reale. Cosa siamo noi furri nella vita reale? Siamo persone come tutte le altre. Semplicemente che ci piacciono le fursuit, ci piacciono magari un po' di più gli animali rispetto ad altri. Ci sono le furcon, per esempio. Le furcon sono i raduni furri, sono le fiere dedicate esclusivamente al furri. Si fanno praticamente solo all'estero. Ce n'è una anche qui in Italia, Zampa con ma io non vi ho mai preso parte. E per il momento non me ne vogliono gli organizzatori, ma non la giudico una vera e propria furcon. Per ora la giudico un furmit allargato per i report che mi sono arrivati. Detto ciò, questa non è una nota negativa, è semplicemente una mia considerazione. Per il resto siamo persone normali, quindi ci sono un mucchio di stereotipi, sentirete dire i furri sono maniaci di qua, i furri fanno sesso in fursuite di là. No, 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 no. Calma, calma, calma. Perché dire ste cose è come dire tutti gli italiani sono mafiosi, tutti gli italiani parlano napoletano schiet, tutti gli italiani hanno i baffi neri e tutte cose. Che c'avete i baffi neri? No, non tutti almeno. Che siete mafiosi? Voglio sperare di no, io non lo so, nessuno italiano. Che parlate napoletano? No, io non lo parlo per esempio in napoletano, io parlo un po' di siciliano, parlo il dialetto ligure, parlo l'italiano, l'inglese, il francese, ma non il napoletano. A parte qualche parola, perché a son di stare in nave con gli equipaggi napoletani, qualche parola la imparate per forza. Ah, per chi se lo stesse chiedendo, questi sono i miei gradi di servizio quando sono in nave. Quarto ufficiale di coperta, alias, lievo ufficiale di coperta, alias, sottotenente di coperta. Paese che vai, grado che trovi, il grado mio è questo. Detto questo, abbiamo praticamente esaurito l'argomento, anche perché io sono molto sintetico, sapete, ho il dono della sintesi. Quindi, che figo, voglio entrare anch'io nel furry, come ci entro? Tranquilli, solo per averlo pensato, praticamente ci siete già dentro. Ora potete cercare, ci sono le community su Facebook, potete cercare anche per esempio Furry Italia e Furry Mania, che sono i due forum italiani. Potrete finire purtroppo su Fur Affinity. Ecco, lasciamo perdere certi siti, perché? Perché semplicemente sono pieni di robaccia. Lasciamo perdere proprio Fur Affinity perché è pieno di robaccia, è anche un sito un po' schifosetto da usare, il sistema di sicurezza fa assai schifo. Questo poi ne discuterò anche in privato, magari con gli admin di FA se ne avrò mai occasione, ma ne dubito. Dici, che figo, voglio una fursuit. Calma ciccio, calma, calma, calma. Uno, sfatiamo il mito che tutti i furry hanno una fursuit. Non tutti i furry hanno la fursuit. Perché? Perché la fursuit costa. Come prima cosa costa. Per
Come seconda cosa va fatta su misura, quindi non è che te scrive uno, fammo la fursuit dell'Ulione con le gandre per la coda de ca. C'è la lista d'attesa, c'è da dare le misure, in alcuni casi addirittura il duct tape dummy. Se c'hai l'occasione di avere chi te la fa, che sta abbastanza vicino, ti conviene andare e te la fa addosso. Soprattutto portarla non è una cosa semplice. Ma le fursuit saranno l'argomento del prossimo video. Detto ciò, quindi abbiamo detto cosa sono i furri, differenze tra Feral, Taur, Antro. Essenzialmente è questo. Dite, cosa si cela sotto la fursuit, sotto la pelliccia? Chi c'è? Beh, sotto la pelliccia può esserci chiunque. Può celarsi qualsiasi cosa, può celarsi un'infinita tristezza, può celarsi un'eccessiva allegria. Una cosa, diciamo, che effettivamente caratterizza un po' tutti i furri è la voglia di fare spacconate da festa. Effettivamente lo stereotipo anche del furri nell'immaginario collettivo è l'animale che danza nudo con i glotti. Ecco, quello forse è ciò che si avvicina un po' di più al vero. Diciamo che i furri, soprattutto i fursuiter più che altro, tendono a essere un po' sopra le righe, in senso buono. Nel senso, beh, chi mi conosce in fiera lo sa, io in fiera urlo, io sono la star della serata in fiera. Nella vita reale no, Carla, si giro sempre in divisa, ma per far cortesia, quando non sono in fursuit, niente posti affollati, non ci entro proprio se non sono sotto scorta. Cioè, ho difficoltà anche ad uscire di casa senza fursuit. Ora sono proprio, vado al supermercato, vado ovunque, però no, nei locali non ci vado, mi fanno proprio paura. Ecco, fossi in fursuit, sì, se fossi in fursuit riuscirei ad andare anche in discoteca con i miei bei glosti comunque. Tums. Quindi, ovviamente c'è anche chi è un furry da discoteca anche senza fursuit, però questo dipende dalla tipologia di persona. Diciamo che in linea di massima l'unica cosa vera è che i fursuiter tendono a essere un po' più sopra le righe rispetto agli altri. Nel senso, con sopra le righe cosa intendo? Intendo esuberanti. Esuberanti però in senso buono. Detto ciò, chi dite che figo mi voglio far furri, come voglio entrare nel furri? Forse l'ho detto prima, lo ripeto. Tranquilli, non perdete tempo a fare i test su Quizzilla e quelle altre merdate lì. Diciamolo chiaramente. Vi sentite un animale dentro? Cosa vi sentite? Pensateci su. Ed ecco fatto. Dici, ma io voglio il disegno della fursona. Fatelo. O se non lo sai fare, lo commissioni a qualcuno. Ecco, a proposito di fursona, che cos'è la fursona? La fursona è la controparte furry di una persona normale. Può corrispondere alla persona normale come nel mio caso? Dite, ma te c'hai il muso che sotto la fursuit c'hai il muso da cane? No, calma. Intendo che questo personaggio non è un personaggio, sono io. Cambia giusto l'aspetto fisico. E neanche più di tanto, perché cambia giusto il muso e la pelliccia. Poi per il resto sono io in tutto e per tutto. C'è invece chi ha delle fursone esagerate. Ci sono per esempio gli inflatable. C'è chi ha la fursona che è un oggetto gonfiabile. C'è chi ha la fursona che è totalmente diversa rispetto a lui, sia fisicamente che mentalmente. C'è chi effettivamente regge la parte. Potrei fare mille nomi, ma non è questo del luogo né il caso. Quindi l'unica maniera di conoscere effettivamente un furry è quella di parlargli a quattro occhi. Però essenzialmente siamo tutti persone normali, quindi tranquilli, parlateci. Quindi vi ho detto che cos'è la fursona, ho parlato di farvela disegnare da qualcuno. Ebbene sì, perché uno dei pochi modi di guadagnare nel furry è di fare disegnatori. Che figo, vado a fare il disegnatore anch'io, ora divento ricco sfondato. Calma ciccio, non è tutto oro quel che luccica. Ora, perché non è tutto oro quel che luccica? Perché non dovrei andare a fare il disegnatore? Beh, per il semplice fatto che di disegnatori furri è pieno il mondo. Andate a vedere, ci sono disegnatori che vi sfornano disegni di qualsiasi tipo, dal porno, che sono i più tanti, perché il porno è la cosa che tira di più, diciamocelo, ma non è solo in ambito furri. Cioè, il porno tira, e lo sappiamo, anche nella vita reale, Cicciolina ne è un esempio, il porno tira. Quindi c'è un marasma di disegnatori che vanno dal porno sino a, mi permetto di citare, Red Coat Cat, che vi fa dei signori disegni, anche non su commissione, di furri, per esempio, in divisa della Seconda Guerra Mondiale, in divise storiche. Lei non fa assolutamente cose porno, Red Coat Cat è una signora artista che merita il titolo di artista nel senso vero e proprio del termine, però per arrivare ai punti di Red Coat Cat ce ne vuole.
C'è anche chi riesce a fare dei fumetti, cito a questo proposito Auspex. Se ne avete occasione leggete Auspex, mi raccomando. C'è chi come me scrive libri. Però io non, cioè, non è che, oh mio Dio, scrivo libri furri perché così guadagno. No, 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 calma, la cosa è venuta dopo. C'è chi come me scrive libri e c'è anche chi scrive su commissione. Però, come dicevo, c'è un marasma di gente, quindi non è che prendi, ti metti, disegni un cane in croce e a lei sei il dio sceso in terra, no. Ci sono tanti disegnatori, sin troppi a buon mercato, c'è tanta concorrenza. Quindi non è tutto oro quel che luccica, ma niente, vi vieta di provarci ovviamente. Ma tenete presente che con tutti i furri che ci sono nel mondo, bene sì, perché i furri non stanno mica solo in Italia, oh ragazzi, ma quella cosa dove il posto dove è arrivato per ultimo, i furri stanno anche in Burundi. Con tutti i clienti che ci sono nel mondo, la più tanta cosa che vi sarà richiesta alla fin fine è la roba porno, diciamocelo. Perché? Perché quella è la clientela media del disegnatore, almeno alle prime armi. Quando poi arriverete ai punti di Red Cut Cat potrete tranquillamente dire porno? Te lo disegni da te il porno! Però sin quando non arrivate ai punti di Red Cut Cat, o chi per lei, sì perché Red Cut Cat è una ragazza che tutti ne credano, allora va attaccate e tirate. Quindi, ce ne tanti di disegnatori e non è così facile di farsi conoscere, in particolare sul panorama italiano. Perché? Perché i furri italiani sono mortalmente pochi. Questo è un difetto del fandom, come diciamo noi. Siamo pochi, alla fin fine tutti conoscono tutti e tutti sanno i cavoli di tutti, tranne i miei. Scusate, il gesto dell'ombrello ci stava. Comunque. E io penso di aver esaurito gli argomenti, essenzialmente. Scusate, ma non so trattare l'argomento meglio di così. Ho cercato di essere riassuntivo e di dire le cose come effettivamente stanno. Passato il momento Super Quark, vi lascio alle pubblicità. No, se, buonanotte, se quando me pagano alle pubblicità invece lascio. No, 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 per le pubblicità voglio le money. Mi devo comprare croccantini. Va bene ragazzi, vi rimando al video della prossima settimana, che sarà invece sulle fursuit. Nel video della prossima settimana sviscererò il mondo dei fursuiter, o meglio, che cos'è una fursuit essenzialmente, come è fatta, diversi tipi di fursuit, perché farsi una fursuit, perché no, come si pulisce, come ci si vive dentro e quant'altro. Attenzione che non sarà un tutorial su come costruirla, mi limiterò diciamo a delle recensioni. Diciamola così, argomenti di cultura generale. Bene, anche per oggi è tutto, vi ringrazio per essere stati con me. Come sempre vi lascio anche i miei link del sito e di tutto quanto sotto in descrizione. Chi mi vuole scrivere mi contatti alla mail o via messaggio privato, lasci un commento. E niente, grazie di avermi seguito sin qui, spero continuerete a seguirmi.